Costanzo Preve oggi è considerato uno dei massimi teorici del comunitarismo. Che cosa intendi con questa espressione? Dunque, io da un lato accetto volentieri questa formulazione, dall'altro la respingo, perché io personalmente, quando si parla di comunitarismo, è inevitabile che io venga associato a quella corrente anglosassone chiamata comunitarista, che trova particolarmente in personaggi come Taylor e McIntyre i loro, diciamo così, autori più conosciuti, no? Ora, io non mi considero interno a questa corrente nel modo più assoluto. Con questa corrente io ho soltanto in comune, che però è già qualcosa, la valutazione positiva di Aristotele e la valutazione negativa di Kant e di Nietzsche. La valutazione positiva di Aristotele, in cui l'individuo è nella sua autonomia collocato pur sempre all'interno di una comunità di costume, e negativa di Kant e di Nietzsche perché entrambi, sebbene in maniera diversa e apparentemente diversi, in realtà convergente, sono partiti da una soggettività programmaticamente svincolata e separata dalla comunità. Cioè l'imperativo categorico kantiano è la volontà di potenza dell'individuo nietzschiano. Per cui in questo io ho in comune col comunitarismo, ma soltanto in questo. Ecco perché io mi definisco volentieri comunitarista se vuoi, ma non mi rivendico interno a questa tradizione. Per me la parola comunitarismo è, da un lato, una correzione democratica del comunismo. Per me la parola comunitarismo vuol dire soprattutto il fatto che il comunismo voleva essere comunitario, ma non poteva esserlo perché in realtà era costruito su un'ipotesi individualistica rousseauiana, come ha scoperto molto bene Dumont e anche altri pensatori, come Michel Henry, per esempio, per cui il comunismo paradossalmente era un collettivismo individualistico anziché uno sviluppo del comunitarismo. Perciò il mio primo significato di comunitarismo è una correzione democratica del comunismo, non soltanto che critica i suoi aspetti dispotici totalitari, ma anche i suoi presupposti antropologici, che sono di carattere rousseauiano, è quella che Hegel chiamava correttamente la furia del dileguare, cioè l'utopismo che, essendo fondato sulla teoria che io respingo, dell'estinzione dello Stato, finiva poi, paradossalmente ma non troppo, ad affermare una funzione dispotica e autoritaria dello Stato stesso. Il primo significato di comunitarismo è questo. Il secondo significato è che per me il comunitarismo è un criterio metodologico di ricostruzione della storia della filosofia occidentale, partendo dagli antichi greci. Io parto non tanto dalla meraviglia di Aristotele, e tantomeno dall'acqua e dall'aria di Talete e di Anassimene, ma parto dal dato della dissoluzione della comunità greca a opera della schiavitù per debiti e dell'insorgenza del denaro, come momento che ha costretto i pensatori greci a pensare ad un tempo la libertà e la comunità. Pertanto per me il comunitarismo è sostanzialmente queste due cose. E nei greci come viene tematizzato questo I comunitarismo? greci erano talmente comunitari che non avevano neppure bisogno di una parola per tematizzarlo, perché tutta la filosofia greca, almeno fino all'ellenismo epicureo e stoico, è comunitaria, diciamo così, per definizione, perché l'individuo è collocato all'interno di un orizzonte di senso, di costume, anche quando questo individuo, pensa a Socrate, è minoritario. Cioè, quando elabora una critica della comunità in cui vive, esempio Socrate, che non a caso per questo fu processato e condannato a morte, lo fa però sulla base del ristabilimento della comunità giusta, sulla base di due concetti di dikaion, di giusto, di dike, giustizia, e di metron, misura, no? Per cui nel caso della filosofia greca, noi siamo prigionieri di una tradizione mistificante. Tutte le storie della filosofia partono dal famoso primo libro della Metafisica di Aristotele, che classificava i pensatori precedenti sulla base delle teorie delle quattro cause: materiale, formale, efficiente e finale. In questo modo Aristotele non voleva tanto fare una storia della filosofia, quanto elencare i pensatori precedenti per affermare in positivo la sua propria teoria, che si basava sul primato della causa finale come passaggio, come noto, della potenza all'atto, no? Pertanto lui classificava i pensatori precedenti sulla base della causa materiale,
acqua, aria, fuoco, terra, no? Della causa formale, i numeri di Pitagora, le idee di Platone e così via, per poter arrivare a se stesso. A distanza di 2500 anni, questo modo di classificare la storia e filosofia greca porta a delle conseguenze tragicomiche, per cui si pensa che il primo filosofo, Talete, fosse una specie di chimico della facoltà di chimica, per cui la sua teoria fondamentale fosse il fatto dell'acqua. Questa è una mistificazione completa. I filosofi antichi, presocratici cosiddetti erroneamente, erano dei legislatori sociali. Ma vivendo all'interno di una indistinzione fra macrocosmo naturale e microcosmo sociale, essi diventavano credibili ai propri concittadini, credibili nelle loro, diciamo così, proposte sociali, passando attraverso lo schermo della interpretazione della natura. Più o meno come i profeti ebraici diventavano credibili attraverso i miracoli, pensiamo a Gesù di Nazareth, no? Gesù di Nazareth non voleva tanto, diciamo così, guarire i ciechi, quanto diventare credibile come messia, nel contesto ebraico di quel tempo, attraverso il segnale della propria capacità di fare miracoli. Nello stesso modo, i filosofi presocratici, che erano, non dimentichiamolo mai, legislatori sociali, diventavano credibili presso i loro, concittadini, proponendo delle spiegazioni della natura, perché diventare capaci di spiegare l'arché della natura era il ponte per diventare credibili per spiegare l'arché della società. Sul fatto che a quei tempi c'era ancora una relativa indistinzione fra macrocosmo naturale e microcosmo sociale. La qualcosa rendeva impossibile una filosofia della storia in senso moderno del termine. No. Ora, questo fatto, che è interessante, per cui il legislatore comunitario, Eraclito, Talete, Parmenide, proponevano contemporaneamente spiegazione dell'arché della natura e spiegazione dell'arché dell'equilibrio sociale, sulla base del metron, della misura, della isorropia, che vuol dire equilibrio. Io leggo in greco moderno isorropia perché leggo omicron iota come i personalmente, no? E pertanto come regola, no? Ora, questo fatto sfugge completamente ai manuali di filosofia per i licei, per cui il 99% degli studenti si porta dietro, dopo il suo diploma, l'idea del tutto fuori misura che la filosofia nasca come interrogazione esclusiva dell'arché naturale, senza capire questo fatto. Non so se è chiaro, questo direi è un fatto fondamentale. Senza questo fatto non si può capire nulla. Beh, questo l'ho imparato in Grecia, io questo. Questo l'ho imparato dai miei maestri greci moderni, come Panagis Lekatsas. Ad esempio, citi spesso l'affermazione di Diodoto che dice che in realtà il poema di Eraclito non aveva per oggetto la natura, ma aveva per oggetto la natura come metafora della società. Questo è detto in Diogene Laerzio. Il fatto che questo venga detto è completamente dimenticato fa pensare. Perché se fosse unicamente il pensiero di un signore chiamato Preve, si potrebbe trascurarlo. Ma esistono dei sintomi larghissimi che fanno pensare questo. Non solo l'affermazione di Diodoto, che era un grammatico alessandrino del primo secolo d.C. e pertanto ancora in un certo senso in tempo reale, no? Ancorché dopo 600 anni, no? Ecco, da un lato. E poi il fatto, che passa sempre sotto silenzio, che tutti questi filosofi erano legislatori sociali. Si pensa sempre che fossero degli schizofrenici, cioè gente che da un lato si occupava di chimica, fisica e biologia, l'acqua, l'aria, la terra, le omeerie, gli atomi, no? E così via, no? Come se fosse, per così dire, un loro hobby. E poi dall'altro fossero, contraddittoriamente, anche legislatori sociali. Il fatto invece che le due cose fossero connesse è il grande segreto da svelare per la filosofia antica. C'è possibilità che questo passi presto? No, assolutamente. L'intera riproduzione delle cattedre di filosofia antica si basa appunto sull'ignoranza di questo. Però a 50 anni ne riparleremo. Tu dici anche che l'avventura del soggetto moderno da Cartesio a Kant si costituisce come appunto una costituzione astratta e formale del soggetto, dall'ego cogitans cartesiano all'ich denke kantiano.
E invece poi subentra una rivoluzione che ristabilisce il soggetto comunitario greco, e tu la individui in Fichte, Hegel e Marx. Beh, questa in effetti è la mia opinione, che è frutto della mia ricostruzione originale della storia filosofia. Io penso che ogni filosofo abbia di fronte a sé due compiti. Il primo è una ricostruzione sua della storia filosofia. E il secondo è l'elaborazione di un profilo originale. Io penso di essere riuscito a fare entrambe le cose. La mia considerazione della costruzione formalistica del soggetto astratto, da Cartesio a Kant, dal ego cogito cartesiano, all'Ichidenke kantiano, io a sua volta la spiego con una periodizzazione del capitalismo in tre fasi, una fase astratta, una fase dialettica, una fase speculativa, una periodizzazione di carattere logico, non storico. Nella fase astratta, in cui il capitalismo e la borghesia si costituiscono come classe sociale, la borghesia e come sistema economico capitalismo, questa fase porta con sé delle astrazioni. Per esempio, il soggetto viene integralmente destoricizzato e desocializzato perché la socializzazione e la storicizzazione vengono date dall'esterno nella forma noumenica della cosa in sé. No? Ma viene anche, per esempio, creato un tempo astratto, il progresso, un tempo lineare astratto. Viene anche creato uno spazio astratto, il materialismo, lo spazio materiale. No? Viene anche creato un concetto astratto di lavoro, come tempo sociale medio incorporato nel bene merce. Viene anche creato una concezione astratta di Dio, Dio del deismo, il quale è il Dio volteriano, no? E tutto questo fa parte di quello che io chiamo fase astratta del capitalismo, che si costruisce astrattamente contro il feudalesimo. Nella fase dialettica, il capitalismo ha di fronte a sé due soggetti, borghesia e proletariato. E pertanto si crea un pensiero fortemente dialettico. Pensiamo a Fichte, pensiamo a Hegel, pensiamo a Marx, ma pensiamo anche ai grandi pensatori del Novecento come Adorno, per esempio, no? Questa fase dialettica finisce circa 30-40 anni fa e il cammino speculativo è quello che si guarda nello specchio, speculum, unicamente come merce, come grande ammasso di merci. Il pensiero che gli corrisponde meglio è il postmoderno, in tutte le sue varianti, anche se all'università, a fianco del postmoderno vi sono altre varianti destoricizzate, come il contrattualismo di Rawls, il formalismo di Bobbio, la teoria dell'agire comunicativo astratto di Habermas e così via, no? Per cui in realtà il profilo della filosofia universitaria contemporanea può essere descritto come un contenuto postmoderno e una forma kantiano-formalistica. Il soggetto comunitario oggi che importanza ha? Fondamentale, ma in questo momento c'è anche la sua assenza, perché naturalmente oggi il comunitarismo si pone effettivamente più come un auspicio che come una realtà, perché le comunità oggi sono soltanto presenti nella forma o del razzismo oppure nella forma, no, in forme assolutamente inadeguate, per cui si tratta in realtà di una postulazione che deve però trovare delle forme di oggettivazione che non possono però essere affrettate. Considero per esempio la proposta di Negri Hart come una fuga in avanti, per cui viene dato come risultato quello che in realtà non è ancora avvenuto, cioè una specie di unificazione formale astratta delle moltitudini nel mondo imperiale unificato, è una vera fuga dal dileguare. Il pensiero di Negri è una vera fuga dal dileguare, nel senso della critica che diede a suo tempo Hegel a Rousseau, perché si fugge dallo Stato nazionale, dalle comunità nazionali, no? Si fugge da tutti quanti i momenti intermedi, che non a caso Hegel valorizzava, in favore di una fuga in avanti astratta nei confronti di un comune non ancora esistito e di una moltitudine in realtà largamente fasulle. Considero il pensiero di Deleuze-Foucault, che oggi trovo la sua formulazione nella moda della biopolitica, una manifestazione di questo.